De Camaccio, un boccalone, il ciallaglione, la fagiolina, carpa regina, il baccalà, lo zafferano, il vino e l'olio, i broccoletti, gli agoni fritti, l'anguilla arrosto, la tincalluccio, il baccalà. Non c'era proprio più niente da desiderare, erano giorni che stavamo a cucinare, la spianatoia, i tegami, il grembiule da chef di chi sarà. Un corregone, il torciglione, carpa in porchetta, con la bruschetta, lo spezzatino, biscotti al vino, oggi cucino io. Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti. Stiamo a un'altra puntata del programma Oggi Cucino Io, che parla delle eccellenze enogastronomiche legate al territorio e in particolare di alcuni piatti che andremo a realizzare con i prodotti tipici del comprensorio del Trasimeno Orvietano. Saremo insieme a tanti ospiti che, coadiuvati da chef professionisti, realizzeranno il loro piatto preferito. Questi ospiti sono persone di riferimento nel proprio ambito. Noi li porteremo dietro i fornelli per intervistarli e conoscerli meglio, ma soprattutto farci raccontare cose che non hanno mai detto. Prima di iniziare e giocare con sughi ed olio e conoscere i protagonisti della puntata, chiamo accanto a me Annalisa Baldi, compagna di viaggio di Oggi Cucino Io. Annalisa, cosa ci hai portato oggi? Oggi Marco, intanto ciao, un saluto a tutti, ciao, i nostri telespettatori. Oggi abbiamo un prodotto principe con cui si può fare veramente tantissime ricette, infatti sono proprio curiosa di capire quale ricetta verrà realizzata oggi. Si tratta della fagiolina del Trasimeno, che io tra l'altro adoro. Tu la mangi, Marco? È buonissima, eccezionale. Poi sentiremo anche i consigli della nutrizionista su questa cosa, ma dovremo scoprire adesso la ricetta, ma soprattutto l'ospite che la cucinerà, che ci stupirà ai fornelli. A questo punto dobbiamo fare entrare il cuciniere Matteo Burico, il presidente. Benvenuto. Dell'Unione dei Comuni, sì, del Trasimeno. Della nostra cucina, ben trovato. Grazie. In una cucina è come se noi siamo a casa, allora ci dobbiamo dare del tu. Quindi Matteo, oggi tu sei il cuciniere di questa trasmissione. Allora, a questo punto Annalisa farà la vestizione con questo bellissimo sinale al presidente, a Matteo. Mentre succede questo, chiamo lo chef Roberto Rossi di Nonna Papera di Castiglion del Lago. Salve. Salve Roberto. Oggi andremo a fare un tegamaccio di anguilla e fagiolina. È un piatto, diciamo, rivisitato, perché il tegamaccio vero e proprio ha anche altri pesci del lago come la tinca, il persico e poi ecco la cosa particolare che viene cotta in questo tegame molto lentamente, e una volta si faceva proprio sul camino con il carbone. Piano piano andava fatta la cottura del tegamaccio. Andiamo a cucinare dietro i fornelli, prego. Siamo qua dietro i fornelli dietro queste bellissime cose, ma domando a Matteo, come mai la scelta di questo piatto? Allora, intanto perché è una sfida, perché ci siamo sentiti con Roberto e alla fine abbiamo scelto, lui aveva delle idee, io avevo delle idee e alla fine un politico è sempre pronto a fare una sfida. E questo piatto un po' è un piatto della mia infanzia, io mangiavo solo ed esclusivamente anguilla. Mia nonna mi cucinava questo tegamaccio con sola anguilla. Poi nel tempo solo anguilla è diventato forse un piatto che non mangio più. E proprio per questo, questa sfida di oggi, fare questo piatto della mia infanzia. E questo è un piatto che racconta proprio il Trasimeno, racconta la fagiolina del Trasimeno, racconta questo pesce straordinario da abbinare poi con dei vini straordinari sempre delle nostre colline. Quindi allora, notare Marco l'eleganza, cioè guarda. Ma uno chef in giacca e cravatta. Tu sei elegantissimo, lo chef in giacca e cravatta, e cioè, ha pure i guantini. I guantini, ton sur ton. Cioè, io non l'ho messo i guantini perché mi sembrava essere elegante. Ma con il pesce si possono mettere, dai. Assolutamente sì. Assolutamente. Con il pesce si possono mettere. Con il pesce è giusto mettere i guanti, anche per non contaminare le altre pietanze. Oh, e questo è un bel consiglio che è fatto per tu, per non contaminare.
contaminare le altre pietanze. Bellissimo consiglio. Allora, chef, allora Matteo, iniziamo a cucinare intanto a mete, ognuno fa esattamente le proprie cose, e mentre trafficate in mezzo a questi elementi bellissimi che sono dei colori fantastici, ci racconti che cosa succederà come preparazione del piatto? Andiamo a mettere l'olio nel fondo della pentola, poi uniamo l'aglio e intanto andremo a tritare la cipolla finemente per poi aggiungerla al battuto. Sul questo. Già si stanno accordando. Sul tagliare verde e sul blu faremo il pesce. Certo, assolutamente. Allora, vediamo come... Annalisa, guarda che eleganza di taglio di questa cipolla. Ragazzi, qui abbiamo l'intagliatore. L'intagliatore. Il tagliatore di cipolla. Come la voglia? Quadratini? Addirittura. Ancora più giù. Un trio. Ad altissima cucina. Raccontiamoci dietro un po' questi piatti, in questa cucina, di quello che succede nella vita quotidiana di un presidente dell'Unione dei Comuni, nonché sindaco di Castiglione del Lago. Quali soddisfazioni nel fare, nel rappresentare e avere delle responsabilità del genere? Allora, le soddisfazioni sono ovviamente tante. Poi ci siamo trovati in questi anni, che sono stati anni complicatissimi per tutti, per le imprese, per i lavoratori, le lavoratrici, per tutti noi, insomma, ci siamo trovati di improvviso davanti a situazioni mai gestite, davanti a situazioni da gestire e soprattutto portare avanti anche quello che erano le esigenze, quelle quotidiane, oltre a delle emergenze veramente che ci hanno fatto un po' invecchiare. Infatti riguardavo le foto di qualche anno fa, ma oggi posso dire questo, che sono cicatrici importanti che all'inizio pensavo avrebbero fatto molto male. Oggi so che mi hanno fatto tanto crescere, a me e a chi si è occupato della cosa pubblica è stato qualcosa di veramente formativo e ci ha preparato a sfide importanti. Quindi alla fine non tutti i mali vengono per nuocere, anche se il nostro territorio, che è un territorio di confine, un territorio fragile, le nostre piccole imprese sicuramente hanno subito forti danni. Ma io sono un inguaribile ottimista e sono convinto che recupereremo e che questo territorio, il territorio del Trasimeno, la città del Trasimeno è pronta a essere uno dei motori dell'Umbria. Poi abbiamo i nostri problemini con il nostro lago, con il livello del nostro lago, con le leggi del nostro lago, con le manutenzioni del nostro lago, con la scarsità di risorse. Ma anche qui c'è solo un modo, prenderci per mano, non con un rimpallo di semplicemente di responsabilità e alzare per primi la bandierina su un problema, ma cercare insieme di risolverlo, innanzitutto comprendere quali sono i problemi e comprendere il perché spesso non si possono risolvere. Questo è un modo, secondo me, per rendere consapevoli la nostra gente, la gente del Trasimeno. Allora, mentre Annalisa, vedi come sta tagliando la cipolla, parlando poi di queste cose estremamente significative e importanti della sua vita. Beh sì, secondo me, per me era una sfida che fin da piccolo desideravo fare il sindaco, quindi è stata una... ce l'avevo su un tema degli elementari. Cosa vuoi fare da grande? Ancora lo conservo. C'era scritto o l'ingegnere nucleare, penso che non sapevo cosa significasse, o il sindaco del mio paese. Allora, Matteo, dopo di questo che cosa bisogna fare? La cipolla andremo a mettere all'interno della padella e cominciamo a fare il nostro soffritto. Ok. Il passaggio successivo. Esatto. Andiamo a infarinare l'anguilla e aspettiamo un attimino che si prepara il soffritto. Beh. E poi andremo a mettere l'anguilla. Io continuo con l'intervista, no Matteo? Qual è l'aspetto che oggi, con l'esperienza, con il senno del poi, del passato, non rifaresti, piuttosto invece una cosa che faresti sempre ragionando con la tua esperienza di oggi? È che è una domanda difficile, ma io rifarei tutto. Perché credo, magari in modo diverso, magari è normale come ognuno di noi si guarda indietro. Ci vuoi raccontare una cosa come esempio per capire? Per esempio una cosa, un esempio che sia da fare la spesa piuttosto che un'altra cosa. Beh, per esempio avrei gestito meglio il rapporto con mia mamma che quest'anno mi ha lasciato e forse me la sarei dovuta godere un po' di più. Però noi siamo una famiglia di commercianti, siamo nati nel commercio e quindi non esserci e dedicarsi più al lavoro che alla famiglia purtroppo
è dare tutto l'amore possibile alla famiglia stessa, però vi assicuro che non è sempre facile. Quindi questo fortifica, fa esperienza senza dubbio, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Per forza. Il bicchiere va sempre guardato mezzo pieno per forza, poi dopo se vogliamo guardarlo mezzo vuoto lo possiamo fare, ma con la commiserazione, l'autocommiserazione non si risolve niente. Ripeto, da inguaribile ottimista si guarda avanti. Assolutamente, e andiamo avanti. In questo momento, guarda un po' Annalisa, ma che cosa è succede? Bravissima, tu cucini a casa? Ma pochissime cose, no, qualcosina sì, qualcosina sì. Si vede, no? Che ha delle tecniche, c'è la mano, potrebbe essere un futuro se non vuol fare più il sindaco o il presidente o un di altre cose. Troviamo, un posto troviamo. La nonna Pavera. Grazie. La nonna Pavera. Assurdo. C'è sempre. Bene, adesso che succede? Adesso andiamo a mettere l'anguilla. Così. Ok. Andiamo a preparare perché poi ci saranno degli assaggiatori fantastici che giudicheranno il vostro piatto. E bene. Poi andremo a mettere anche il peperoncino, perché non può mancare il peperoncino nel tegamaccio. Bene. Chiediamo ad Annalisa se ci legge e ci racconta qualcosa. Allora, intanto Marco, oggi più che una curiosità, sempre dal bellissimo libro Ricette Voci del Lago Trasimeno, e allora oggi divento proprio seria, mi metto anche gli occhiali perché leggo il consiglio della nutrizionista e parliamo in particolare della fagiolina del Lago Trasimeno, legume detto anche fagiolo dell'occhio. La fagiolina del Lago Trasimeno è presidio slow food. Le ricette locali a base di fagiolina sono semplicissime. Quella essiccata si mangia lessa con un po' di olio extravergine di oliva proveniente dalle colline che circondano il lago, mentre quella fresca detta anche cornetto si passa in tegame con pomodoro e aglio. Oggi la vedremo in un uso, diciamo, un po' diverso. Dal punto di vista nutrizionale, la fagiolina presenta, rispetto alle varietà commerciali della stessa specie, un maggior contenuto di ceneri e di fibre e un minor contenuto di amido e di zuccheri totali. Quindi mangiamo più fagiolina tutti. Solo fagiolina. Che gli facciamo fare adesso? Esatto. Adesso andiamo a sfumare la nostra anguilla. Andiamo a sfumare con un grechetto bianco, ovviamente. Allora, il grechetto ce l'ho io. Abbiamo questo della cantina Poggio Bertaio di Castiglione del Lago, che tra poco andremo a conoscere meglio. Certo, mi pare per sfumare un ottimo grechetto. Prego. Bene. Chi sfuma? Io farei sfumare. Deve sfumare chi ha girato, che chissà quanto ne serve perché ha gestito. Allora, quindi non voglio rovinare le dosi della ricetta, quindi mi è giusto che Roberto sfumi. Mi sembra corretto. Facciamo evaporare tutto il vino in modo che l'alcol non si senta ovviamente all'interno del piatto e poi andremo a sbollentare leggermente, sbianchire insomma leggermente i pomodori in modo di toglierli la buccia per poi inserirli all'interno del nostro piatto. Beh. E ovviamente quando abbiamo messo i pomodori andremo ad aggiungere anche l'alloro, che non può mancare con l'anguilla, e un pochino di basilico e un tocco un pochino particolare, andiamo a mettere dei chiodi di garofano. Bene, continuiamo così. Adesso è il momento della domanda impertinente. E la domanda impertinente, dalla tua nota caratteriale, qual è l'aspetto che di più tu conti del tuo carattere, della tua persona, della tua identità? E invece qual è l'aspetto da migliorare che reputi uno degli aspetti che invece ci vuoi lavorare sopra? Questo è difficilissimo. Comunque io sono resiliente e questo è, penso, una nota veramente positiva. So aspettare, ma nello stesso tempo sono impaziente, anche se questo lavoro, questo impegno, mettiamola così, questo servizio, che ormai è qualche anno, anche se ora è veramente in modo impegnativo, ti insegna la pazienza, ti insegna la calma, anche quella che magari qualche mio amico mi fa, ma io non eri così, perché ti confronti a un certo punto con i problemi tutti i giorni e lì cominci piano piano a dover parlare con le persone, ad affrontarne le loro difficoltà, cercare di caricartele, e devi imparare ad ascoltare. Forse è una cosa che non facevo quando
ero più giovane. Ma Annalisa, scusa, adesso mentre si bolle e mettono i pomodorini all'interno... Beh, tu hai fatto la domanda impertinente. Ma adesso tocca a te, perché tu c'hai un'altra domanda per Matteo. Allora, siccome vedo lì l'aglio, allora facciamo una domanda pungente. Aglio sì o aglio no? Tutta la vita. No, ma non era questa la domanda. Ma era sì o no? Non era questa la domanda, ma... Perché a noi piace più le cose gossip, insomma, le cose personali, intime. Adesso ti sei raccontato molto, però manca quella parte, diciamo, della tua dolce metà. Adesso vogliamo sapere come è stato il vostro primo appuntamento. Laura è la mia compagna, stiamo insieme da tanto tempo, e tra l'altro lei è cuoca, e quindi condividiamo una passione anche per, diciamo, cioè chi mi cucina e chi... E quindi la passione è nata proprio dentro il ristorante. Grazie. Quindi, fantastico. Fantastico. Ma raccontaci, ma come è successo? Come? Cioè, non dentro il ristorante. Noi vogliamo i dettagli. È stato uno sguardo, è stata un'occhiata, è stata una parola. Qualcosa voi di... Avete idea di cosa significhi lavorare dentro un ristorante, dentro una cucina? Qualcosa sì. Qualcosa. Ok, immaginatevi dentro una cucina, micro cucina, quando tutte le sere c'hai il servizio, che devi arrivano le comande, che poi non è che arrivano le comande... Tutti ordinano quella cosa, cioè, confusione, tensione, quella calma che dicevo prima ancora era tutta da acquisire, e quindi tra una discussione e l'altra, così il tempo ha deciso che dovevamo percorrere questa strada. Beh, è stato bellissimo, molto romantica questa cosa, molto bella. Molto, nasce, molto. Nasce. Ma quindi tu le hai cucinato anche un piatto in particolare o cucina sempre lei? No, vabbè, tanto, diciamo, cioè, io sono per una parità totale. Beh, quindi del... che piatto cucini, ecco, per... Ma dipende, anche se, diciamo, la verità, obiettivamente dovrei essere un pochino più specializzato su... sulla carne, okay. In quanto la... la famiglia. Diciamo, diciamo... di famiglia. Certo. Però mi piace tantissimo cucinare il pesce. Fantastico. Bene, allora vi lasciamo intanto ai fornelli alla preparazione. Allora, perché? Perché loro che sono di Castiglione del Lago, giustamente sono venuti belli agguerriti, si sono portati dietro anche una bellissima cantina, quindi una squadra imbattibile. Fabio, mentre apri il vino e lo versi per i degustatori, ci racconti perché è stato scelto questa essenza e questo vitigno proprio per il piatto che stanno preparando? Ho considerato che il piatto che stanno preparando Roberto e Matteo è molto strutturato, con dei sapori forti e molti ingredienti. Quindi ho optato per il rosso, un sangiovese in purezza 100%, che rispecchia il nostro territorio. Ecco, il loro piatto rispecchia il lago, il nostro rosso sangiovese rispecchia la terra del Trasimeno. E quindi un vino strutturato, sangiovese 100%, in questo caso abbiamo un vino che ha un anno di invecchiamento in barrique e un anno di invecchiamento in bottiglia. Allora possiamo mescere per i degustatori che arriveranno tra poco con questo vino che si chiama? Stucchio. Allora, che cosa sta succedendo adesso, cari chef? Adesso è il momento del pomodoro che abbiamo prima sbollentato e sbucciato, su richiesta dello chef Roberto, ovviamente. E adesso vedo, tra l'altro, qualcosa che mi piace, perché il concentrato di pomodoro, perché noi siamo vicini alla Toscana, siamo vicini al lago di Montepulciano e al lago di Chiusi, dove la tradizione è quella del concentrato di pomodoro, anche triplo concentrato, perché c'è una storia bellissima sul tegamaccio, era un piatto invernale che si faceva col pomodoro secco, quindi insomma, quindi poi dopo il lago Trasimeno è straordinario, perché ogni paese ha la sua ricetta di tegamaccio praticamente, quindi però noi siamo orgogliosi della nostra. Bene. Roberto, adesso cosa succede nella ricetta? La fagiolina è cotta e andremo a unirla al nostro tegamaccio. Ora aspettiamo che i sapori si uniscono, correggiamo di sale e il piatto è pronto. Si chiama tegamaccio perché, ecco, era il tegame più brutto e più, diciamo, rovinato che uno aveva nelle case, però era anche quello più funzionale perché, ecco, non si attacca il pesce e mantiene il calore per una lunga cottura. E la nonna, quando preparava, aveva questo tegamaccio in casa? Assolutamente sì, ancora ce l'ho ed è aggiustato con il fil di ferro.
che era un grandissimo classico. Fantastico. Quindi l'unica cosa, non lo faceva nelle braci, perché ancora c'è qualche piccolo locale che praticamente cuoce sul tripiede il tegamaccio con sotto la brace questa cottura lenta, e non si gira, viene solo agitato, scosso. Prima il Matteo ci dovrà dire come vorrà chiamare questo piatto col nome creativo. Tu ce l'hai già o ci devi pensare ancora? Ce l'ho. Posso spiegare prima? Tegamaccio è tutto. Io da piccolo mangiavo solo l'anguilla. E quindi per me questa è la parte buona del tegamaccio. La ricetta è la parte buona del tegamaccio, così denominata da Matteo Burico. Ovviamente. Me la segno, me la segno. Rubato in modo indegno da un piatto straordinario di Massimo Bottura all'Osteria Francescana, che era la parte buona della lasagna. Ma il senso è proprio questo, e Roberto l'ha colto perfettamente, quindi grazie Roberto, veramente. Allora, tu lo sai adesso, Roberto, che dovrai inserire nel tuo menù al ristorante Nonna Papera di Castiglione del Lago questa ricetta con questo nome. E ovviamente sarà un piacere inserire questo piatto, anche fantastico, perché ecco, è una novità, che di solito noi facciamo il tegamaccio, facciamo le regina in porchetta, facciamo ecco, diversi tipi di pesce di lago, e andremo a mettere anche questo qua per i nostri clienti. È soltanto che piacere. Bene, allora Annalisa, a questo punto avanti. Bisogna assaggiarlo, mentre finisco l'impiattamento. E dare una votazione. E dobbiamo chiamare qui I due assaggiatori, abbiamo Aurelio Cocchini, presidente della cooperativa Pescatori del Trasimeno di San Feliciano, e Giulio Nardi, direttore di TEF. Due amici e due persone straordinarie che sono dei professionisti incredibili, ma oggi appunto Annalisa vi ha chiamato come assaggiatori ufficiali per questo piatto che è uno delle pietre miliari della tradizione del lago. Ma Aurelio, ti voglio dire, secondo te oggi Matteo come ha cucinato? Io volevo arrivare prevenuto per dare contro al sindaco di Castiglione del Lago, perché sono dall'altra sponda del lago, e invece credo che vincerà facile, perché per me il tegamaccio, soprattutto il tegamaccio di un ingrediente come l'anguilla, sono molto molto sensibile a questo. Dunque non lo so, adesso assaggerò in maniera molto 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 severa, però credo che vincerà facile, ecco. Bene, Giulio, cosa ti ha colpito nella preparazione? Allora, premesso che dovrei essere più attento alla linea negli ultimi tempi, però sono forse la persona più indicata per assaggiare in questa fase. Allora, intanto faccio una premessa, un complimento sincero, un sentito ringraziamento a te, a Annalisa, a tutto lo staff organizzativo per questo splendido programma. Ho ammirato il sindaco mentre tagliava, preparava queste splendide materie prime che riflettono la realtà di un posto incantevole, quindi c'è grande curiosità di assaggiare questo piatto. Io devo dire, non sono un grande esperto di questa cucina, quindi e non ho l'esperienza del presidente che mi affianco, quindi ecco, è tutto uno scoprire fantastico. Bene. Allora chiedo cortesemente a Roberto e a Matteo di portare i due piatti ai nostri due assaggiatori ufficiali. Mentre arrivano, vedi come guarniscono poi, Aurelio, ma tu che sei nato pescatore, oggi sei un riferimento del Lago Trasimeno, una persona dove tutti conoscono il mondo della pesca, come è cambiato il lavoro del pescatore? Ma come tutte le... diciamo, i lavori cambiano perché cambiano comunque le ere, dunque le condizioni sono cambiate, in quanto è cambiato tutto ciò che circonda la natura in cui noi svolgiamo l'attività. Rimane cioè la tecnica di pesca, che è sempre la stessa. Noi in pratica usiamo una tecnica passiva, nel senso che stendiamo le reti o mettiamo le nasse, i tofi, le trappole, per cui si pesca anche l'anguilla, nella maniera in cui la mettevano migliaia di anni fa gli abitanti del luogo, nel senso che è cambiato il materiale, ma la tecnica è la stessa,
mettiamo la rete e aspettiamo che il pesce va nella rete. Questo di conseguenza rende tutto molto più difficile, rende tutto molto particolare e rende molto difficile anche la parte commerciale della nostra attività, perché non prevede le quantità costanti che il commercio oggi prevede. E in questo dunque noi dobbiamo usare tutto ciò che serve, anche questa splendida iniziativa, per valorizzare e dire questo, che oltre la bontà del piatto, spero che sia, credo che ci sia comunque dietro tutta una cosa molto particolare e unica che noi dobbiamo ritornare a valorizzare, ritornare a far conoscere a tutti i nostri telespettatori anche che stanno seguendo. Giulio, quanto è importante la tradizione anche culinaria e far conoscere come biglietto da visita ai turisti sia di prossimità che di lontananza attraverso anche una promozione o comunque un'informazione televisiva dove tu sei molto attento, hai creato anche delle rubriche fatto apposta. Allora, mangiare, gastronomia e tutto quello che ruota intorno a questo ambiente significa cultura, significa turismo per il Trasimeno e non solo, per tutta l'Umbria. Quindi ha un significato altissimo e devo dire che poi alimenta, no, la curiosità di chi ci segue a visitare questo posto, perché siamo a confine tra Toscana e Umbria, quindi è un piatto, si diceva prima col sindaco, che abbraccia una tradizione piuttosto variegata e che unisce anche le due regioni e quindi ci conferma quanto sia davvero tutto ancora da scoprire questa realtà, questo angolo fantastico della nostra Umbria. Allora, che dice Annalisa? Facciamo l'assaggio? Sì, allora io direi che mentre i nostri assaggiatori per un giorno degustano, qui avete le lavagnette, dovrete votare questo piatto, la parte buona del tegamaccio, e poi lo voteranno con numeri dall'1 al 10. Perfetto. Io nel frattempo invece ho qui il terzo piatto per andare a cercare l'assaggiatore in incognito e parto in spedizione, lui non lo sa, glielo dico adesso così certo. Mi sviene. Roberto andiamo. Ricordiamo che di Nonna Papera. Nonna Papera, Cassione del Lago, adesso lo diremo poi anche al nostro assaggiatore. Perfetto. In incognita. E c'è anche un fratello che collabora nella sua azienda. Ah, di famiglia quindi. È un'azienda di famiglia, siamo io e bello. Mio fratello. Sì, poi giovani. Sì, abbiamo aperto questa attività, già sono 15 anni che siamo a Cassione del Lago e ecco, diciamo che è stata una soddisfazione dietro l'altra, siamo partiti in modo diciamo come rosticceria, come asporto e poi mi pare ecco, che siamo finiti a fare ristorazione, insomma, ecco, servizio catering e tanto altro, insomma. Ricordiamo per l'occasione anche la Federazione Italiana Cuochi, dove sei affiliato, che ci ha segnalato appunto questi bravissimi chef da portare in trasmissione. Mentre vai a cercare assaggiatore sì. In incognito, allora vado con Roberto. Possiamo dare il via? Eh sì, ma no, loro già dovevano, cioè sì, ormai si è freddata. Assaggiate, prego, assaggiate. Ci vediamo poi. On the road, in missione. On the road, in missione. Facciamo in missione. Anche questo, Matteo. Come ti chiami? Silvano. Allora Silvano, lo chef ha preparato un'anguilla, un tegamaccio di anguilla. Anguilla e fagiolina. Lo conosco benissimo, quindi se l'hai fatto bene. Dovrai dare un voto dall'1 al 10. Vantaggio. Assaggia. Buono. Piccante. All'oro, va bene. C'è anche un ingrediente segreto. Sentiamo se lo trovi. È una spezia? Assaggiane un altro pezzo. Vai. L'ora dell'aperitivo. È difficile. Glielo diciamo. Chiodo di carota. Vota. Nome tuo e votazione. Grandissimo Silvano, grazie. Grazie di cuore. Grande chef, andiamo! È andata sicuramente bene.
sicuramente. Però ora vediamo il voto, se è stato avaro o troppo frettoloso o troppo generoso, però vediamo. Bene, eccoli, sono arrivati. Abbiamo, non lo sveliamo però il voto. Non subito. Non diciamo niente. Grazie chef, è stato un piacere. Ecco, io andrei... Sì. Hai due assaggiatori ufficiali. Voto. Sì. Che intanto se lo sono mangiato proprio tutto, insomma. C'è qualcosa per noi rimasto, sì, una cosettina c'è rimasta un po'. Senza farlo vedere, Ho cercato di dare il mio, di regalarvi tutto, un po' di territorio tutto. E quindi ci proviamo. Allora vediamo. Sei rimasto soddisfatto del piatto? Sono rimasto soddisfatto, sì. Bene, sì, sì. Anna, che dici? Vediamo allora i voti per la parte buona. Aspetta. Del tegamaccio. Uno per volta. Via. 9. Leonardo, 9. Dov'è? 9,5. E io ho il voto dell'assaggiatore in incognito, che è Silvano, che ha dato 8, anche se Silvano l'ha mangiata tutta. 26,5. Clamoroso. Quindi 26,5 per la classifica finale. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, bellissima, con un piatto straordinario. Piatto straordinario e soprattutto un racconto anche di vita e personale straordinario, quindi sapori, ricordi, un sacco di roba su questa cucina, succedono cose incredibili. Intanto vi invitiamo tutti a venire nello showroom Ebano Cucine qui a Magione, così assisterete in diretta a tutte le nostre puntate e magari... Non visto mai che siate proprio voi l'assaggiatore in incognito. E allora seguici e ringraziamo allora Aurelio Cocchini, presidente della cooperativa Pescatori del Trasimeno di San Feliciano. Grazie a voi. Salutiamo Fabio Ciuffoli di Poggio Bertaglio. Grazie, è stato un piacere. Grazie. Salutiamo il direttore di TEF, buonasera, Giulio Nardi. E salutiamo i due protagonisti. Ovviamente. Esatto. Annalisa, ovviamente Roberto grazie, Rossi, è un piacere essere qui con voi, del ristorante Nonna Papera di Castiglion del Lago, e Matteo Burico, il presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, nonché sindaco di Castiglion del Lago. Grazie davvero a tutti e alla prossima. Grazie di tutto e ci vediamo presto. Prestissimo. Alla prossima puntata con Annalisa Baldi. Con Marco Pareti, oggi cucino io. Alla prossima, ciao a tutti, grazie a tutti voi. Grazie, ciao. Vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, cheese, cheese. Dooby dooby doo, chi bom chi bom bom. Dooby dooby doo, chi bom chi bom bom. Dooby dooby doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream.